tutti ragazzi e ragazze, io sono Aurora e benvenuti su un nuovo video. Visto che me l'avete sentatissimi, oggi farò il tutorial sulla verticale. Vi farò vedere la verticale al muro, la tenuta in verticale, la verticale sagittale e la verticale laterale. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale, attivare la campanella per non perdervi i miei nuovi video e di seguirmi anche su TikTok e Instagram. Mi chiamo Auri_Gymnastics. L'avete fatto? Iniziamo! Prima di iniziare scaldiamo poi i polsi. Scaldare i polsi è importantissimo se non volete avere infortuni. Le mani diventano come dei ragnetti. Le dita premono per terra per mantenere l'equilibrio e sostenere il corpo. Con le mani dritte è più difficile rimanere in equilibrio. Le braccia non devono essere né troppo larghe né troppo strette, devono essere all'altezza delle spalle. Tenere bene le braccia spinte. Mi metto a pancia sopra e cerco di allineare il corpo per la verticale. La schiena non deve essere inarcata, ma mi devo allungare verso l'alto e devo appiattirla bene a terra. Questa è la posizione sbagliata, questa è la posizione giusta. Faccio la stessa cosa a pancia sotto. Chiudo il bacino, stringo l'addome portando l'ombelico indietro e creo una gobbetta sulla schiena cercando di allineare bene tutto il corpo. Questa è la posizione che si dovrebbe tenere in verticale. Adesso vi faccio vedere come cadere dalla verticale partendo dal muro senza farsi male. Giro le spalle, sposto una mano e scendo. Stessa cosa a terra, giro le spalle, sposto una mano e scendo. Chi sa fare la ruota non avrà problemi a cadere dalla verticale. Mi metto davanti a un muro, metto le mani a 20 cm di distanza e faccio dei piccoli slancetti, fino ad arrivare ad appoggiare prima un piede e poi l'altro. Piano piano mi avvicino e allineo la schiena come vi ho spiegato prima. Mi allungo verso l'alto e schiaccio la schiena contro il muro. In questo modo imparo anche ad allenare le braccia, che si abituano a sostenere il corpo. Adesso facciamo la stessa cosa mettendo però la pancia contro il muro. Mi allungo e attacco tutto il corpo. Tengo tutti i muscoli in tensione. Gambe belle unite e punte ben tirate. Mani, spalle e bacino devono essere ben allineate. Spalle bene spinta. Adesso imparo a fare la verticale a terra, faccio un bel affondo e slancio con una gamba. Ripeto l'affondo, slancio una gamba, dopo tiro anche sull'altra, andando in verticale e cado sul morbido. Lo ripeto tante volte, fino a che non riesco ad allinearmi e ad andare in verticale. Mi raccomando, cadete su qualcosa di morbido. Quando avete imparato ad allinearvi in verticale, potete provare a farla cadendo in capriola su un tappeto morbido. Provate e riprovate fino a che non vi viene bene. Ricordatevi di allineare mani, spalle e bacino e tenere bene le braccia spinte. A questo punto, se riuscite a stare qualche secondo in verticale,
Prima di mollare, provate a fare dei piccoli passettini per mantenere l'allineamento e cascate su un tappetino. Riprovate fino a che non vi viene bene. Adesso metto le mani a terra e il corpo sul rialzo. Tiro su una gamba e cerco di allineare sedere e spalle. Tiro su anche l'altra gamba e vado in verticale. Lo ripeto tante volte. Questi esercizi servono per trovare l'equilibrio e controllare meglio la verticale. Lo faccio anche sul rialzo più basso. Adesso facciamo dei piccoli slancetti fino ad andare in verticale e poi scendiamo. Poi partendo dall'affondo provo ad andare in verticale e mantenerla per qualche secondo facendo dei passettini. I passettini ci aiutano a non mollare la verticale. Quando ho capito come allineare il corpo, provo a fare una verticale mantenendo l'equilibrio più che posso. Adesso, dopo che mi sono allenata tantissimo sui passaggi precedenti, sono pronta per stare in tenuta in verticale più che posso. Ricordatevi sempre, braccia e spalle bene spinte, mani, spalle e sedere bene allineati. Faccio un bel affondo, vado in verticale, mi allungo verso l'alto e cerco di non inarcare la schiena. Gambe unite e in tensione, sedere durissimo e punte ben tirate. Imparate a fare una buona verticale, che è la base per fare molti altri elementi della ginnastica artistica. Per la verticale sagittale, stessi passaggi della tenuta in verticale, solo che le gambe sono divaricate e il peso viene bilanciato da una gamba all'altra. Anche qui è importante l'allineamento di mani, spalle e sedere per mantenere l'equilibrio. Una volta che ho imparato la tenuta in verticale, sono pronta per fare la verticale camminata. Sposto il peso da una mano all'altra, tenendo sempre bene il corpo in tenuta. Muscoli tutti contratti, gambe dure e punte ben tirate. Cerco di non mollare l'allineamento della schiena e la tenuta del corpo. Impara a fare la verticale camminata in tutte le direzioni. Questo video è finito, spero vi sia stato utile. Lasciatemi un commento e fatemi sapere se con questi passaggi adesso vi riesce la verticale. All'inizio vi faranno male braccia e polsi, però voi allenatevi tanto e vedrete che piano piano vi verrà. Se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like e come sempre iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella perché non c'è motivo per non farlo. A 3000 like uscirà un nuovo tutorial tutto per voi. Ciao a tutti, un bacio! Ciao!